Un saluto a loro e bentornato ai nostri microfoni. Ciao! Ciao, grazie per avermi ospitato. È un piacere nostro anche perché è passato poco più di un anno dal nostro ultimo incontro, ma musicalmente, da quello che si può notare già cioè dal nuovo singolo, sei proprio nel mezzo di una vera e propria metamorfosi a livello di suoni. Sì, sono alla ricerca, sto in questo nuovo progetto, è sicuramente il progetto più variegato dal punto di vista musicale a cui ho mai lavorato. Io per scherzare dico che è un prodotto un po' schizofrenico, però per fortuna c'è questo filo conduttore che lega la grande diversità anche musicale, perché questa è la vera novità, la diversità musicale, e un po' il filo conduttore è sicuramente la mia scrittura, che poi è l'aspetto più riconoscibile mio, Certo. e anche la mia personalità, inteso come un po' il mio telescopio, la mia visione sul mondo. E questo riesce un po' a far amalgamare anche sensazioni, temi e vibes molto diverse, che però rappresentano un po' la vastità del mio mondo, ecco. Certo, assolutamente. E tra l'altro mi è piaciuto in questo caso anche il fatto che tu abbia lavorato con Gammon, perché comunque siete due artisti che siete sempre alla ricerca anche di quella che è l'evoluzione musicale, cercando di sperimentare. Sì, questo è sicuramente, io sono un grande fan di Gianluca, è stato un onore lavorare con lui, è una persona che stimo molto dal punto di vista artistico, anche dal punto di vista intellettuale. Se devo trovare, lui sicuramente poi ha questa cultura sul rap, abbiamo dei gusti molto simili, lui ha una cultura veramente molto vasta, più vasta della mia musicale, ma se devo trovare un elemento veramente in cui mi sento, un elemento che sento molto in comune con lui, è se vogliamo, forse vorrei dire, ma un'inquietudine artistica che fa sì che vuoi sempre fare meglio, vuoi sempre aggiungere un pezzo in più, evolvere quello che sei, mantenendo poi una coerenza che poi è la tua personalità, la tua evoluzione. Però c'è tanto questa voglia di aggiungere, di crescere, di fare una metamorfosi. E secondo me è un aspetto artistico molto bello, molto importante, che in alcuni progetti si perde, ma quando si perde del tutto diventa un po' un lavoro d'ufficio, ecco. Certo, certo, E certo. invece bisogna rischiare, bisogna esporsi, bisogna anche farsi cervellare i fan in parte, Beh, in questo nella caso maniera giusta. credo che tu ci sia riuscito, ma tra l'altro appunto già in Piove sul Duomo si avvertiva comunque quella che era la tua volontà di cambiare. Sì, una volontà di mettersi in prima persona. Io vengo da un progetto precedente che era sicuramente molto personale, ma personale in quanto legato e raccontato col filtro di tutta una serie di riferimenti storici, citazioni culturali, personaggi storici. Vedi la canzone su Bobby Fischer, che è uno dei miei idoli, o la canzone sul suicidio collettivo in Nuova Guyana. Qui la lente sono io, è tutto, no, attraverso la mia visione. E quindi vengono fuori degli aspetti della mia personalità che forse sono sempre rimasti un po' indietro, perché sono rimasti dietro a quelli più rumorosi, quelli che conoscono tutti. È stato questo un po' l'obiettivo mio insieme al mio team, cioè usare la penna, usare la sensibilità della scrittura per raccontare anche Giulio, per raccontare quei momenti in cui sono meno sicuro di come appaio, per raccontare una storia d'amore dove non c'è nessuna voglia di andare ad attaccare delle colpe alla persona verso cui no, verso cui ci siamo stati. È anche una ricerca di maturazione. Certo. Beh, io credo proprio di sì. Ma in tutta questa tua, possiamo dire, ancora metamorfosi dal punto di vista anche della scrittura, di approccio, quanto ha influito il periodo che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo? Allora, è una frase non perfetta, molto attaccabile, dire che io questo periodo molto brutto, se vogliamo, me lo sono vissuto abbastanza bene. Bene è un eufemismo, è un eufemismo. Il punto è che ho sentito tante volte da persone anche che non fanno il mio lavoro, persone che fanno il mio lavoro, amici e tutto, dire mi sono fermato. Io questa cosa non l'ho mai fatta e questa cosa mi ha un po' salvato perché ho lavorato tantissimo con il mio team. Ho lavorato per conoscere il mio team, ho lavorato sulle cose che stanno venendo fuori ora ed è stato all'inizio un lavoro sotto la superficie. Adesso piano piano sta venendo alla luce, però questa cosa qui mi ha permesso di tenere sempre l'obiettivo, vedere sempre dove stavo andando, vedere sempre chi ero, non perdere mai questa cosa. E per me è molto importante. Per me è importantissimo perché si vede, credo, l'intensità che metto in questa cosa.
e non avrei, soprattutto perché ero durante il periodo del lockdown, io stesso in un periodo difficile, in un periodo in cui avevo bisogno di cambiare, di guardarmi intorno e di capirmi, il fatto di farlo mentre lavoravo, invece di farlo fermo con tutto il mondo immobile, ha fatto sì che adesso che le cose piano piano cominciano a risbucare il sole, le cose cominciano a tornare in superficie, mi sento padrone dei miei mezzi, non sento l'ansia, mi sento felice. Ecco. Certo, ma io credo che si possa avvertire comunque anche quella che può essere la tua volontà, quello che può essere un certo tipo di approccio differente, ma c'è stato qualche ascolto che magari durante questo periodo ti ha guidato, l'ascolto magari di qualche artista, di qualche brano, di qualche progetto? Un libro. Ecco, può essere Fa interessante. parte delle cose che ho potuto fare grazie forse alla pandemia e tutto così. Infinite Jest di David Foster Wallace, il più bel libro mai scritto nella storia dell'umanità. E poi è iniziato questo. Adesso, in questo momento, David Foster Wallace è un po' quello che era per me Eminem 2 anni fa. Poi Eminem lo è tuttora e tutto. Però sì, il suo modo di parlare di rapporti, il suo modo di parlare di relazioni, il suo modo di inserire elementi culturali, anticulturali, disturbanti, disgustosi, come a volte inserisce tutto dentro una narrativa più ampia che mettesse comunque in primo luogo arrivare al cuore e alla pancia degli ascoltatori. Sicuramente questa è una cosa che mi ha tanto guidato, ma tanto, anche perché poi è un processo lungo leggere quel libro e tutto. E io l'ho fatto mentre scrivevo i pezzi nuovi e sì, la lettura è stata un po' il cinema c'è sempre nelle mie, nei miei riferimenti, però devo dire che la lettura, tutto l'aspetto di andare a sviscerare aspetti umani, di debolezza umana. Li ho imparati in questo periodo, mi ci sono approcciato e interessato in questo periodo con la scrittura. Prima ero dentro un mondo, se vogliamo, più a tinte forti, più bianco e nero, dove sono tutti o debolissimi o indistruttibili. E invece adesso no, l'organicità delle persone, questa è un po' la mia nuova corrente. Certo, assolutamente. Beh, molto interessante anche questo nuovo approccio che immagino che poi si potrà sentire anche in quello che è il disco, perché comunque a questo Sì. punto la tesa sale anche per il disco. Sì, spero, assolutamente. Sicuramente sì, sicuramente sentirete questa voglia di fare un po' di più, di andare anche oltre i propri limiti. Perché noi diciamo sempre questa cazzata, andiamo oltre. Non è andare oltre i limiti, andare oltre i propri limiti. È sforzarsi di raccontare con la scrittura quelle cose che non vorresti raccontare, non quelle cose che ti va di raccontare, no? E cercare di fare anche questo, secondo me, è la vera scrittura. Ma io non ti parlo da un punto di vista elitario, ti parlo da un punto di vista di uno che vuole arrivare alle persone. Non esiste fan buono, non esiste fan cattivo, non esiste. Esiste il fan se si emoziona, esiste il tentativo di emozionare, ecco questo. Certo. Senti, la mia ultima domanda è legata ad una tua dichiarazione in un'intervista. Tu hai detto: mi sono sempre immaginato già morto a quest'età. Pensavo che avrei fatto un casino e poi me ne sarei andato via, crivellato da polpi come Scarface. Quanto è cambiata questa tua prospettiva oggi? Allora, è pericoloso rispondere perché sotto un punto di vista ti ho dato delle risposte sincere, perché stiamo parlando in maniera sincera, che ti fanno capire che è cambiato tanto. Sotto un altro punto di vista voglio poterti rispondere che in parte non è cambiato niente, perché c'è sempre comunque un 1% di quella, non lo so, non è una malattia, è una cosa pericolosa. È un fuoco che ti brucia dentro, che devi fare, devi stare attento a non farvi bruciare tutto. Però continua a bruciare dentro di me. Ed è giusto che sia così, anche perché diciamo che credo che sia per un artista quel fuoco che arde sempre e ti dà la possibilità sempre di andare avanti, di fare un passo avanti e anche di essere curiosi, credo. Certo, tantissimo, assolutamente. Di volersi migliorare, di volersi sfidare. E questo per me è un aspetto importantissimo, tanto quanto l'arrivare alle persone, che riconosco essere importante per me, perché ci tengo, perché si vede. Molto bene, senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica e a presto. Bellissima chiacchierata, ciao amico, ci vediamo presto, spero anche dal vivo allora. Yes.